Ciao bella gente e benvenuti al mio canale. Io sono Amalia e oggi voglio parlarvi di una tecnica di massaggio per il viso. Un massaggio creato da questa terapeuta giapponese che si chiama Chiyo Hayashi. Questo massaggio si chiama Kuruji. Questa tecnica praticamente si basa su forzare o tonificare i muscoli sul viso e distribuire meglio il grasso che abbiamo su cale che gioca con Tamara. E il grasso che abbiamo sulla pelle. Quindi cosa succede? Quando ci invecchiamo, oppure abbiamo la pelle invecchiata, sia dovuto al collagene che il nostro corpo non produce più o produce una quantità minima per quello che ci serve, ma anche la questione della gravità e la pelle che scende. Quindi cosa succede? Questa tecnica si basa su allenare i muscoli della pelle e distribuire meglio il grasso che abbiamo sottocutaneo. Quindi questa tecnica si basa sui pugni, praticamente usare i pugni per gonfiarci la faccia. Niente, questi pugni. Questa tecnica è basata su 7 passaggi. Bella gente, spero che mi lasciate un like e niente, vi lascio al video tutorial. Prima di cominciare col trattamento, preparo i miei oli, metto qualche goccia di olio extravergine, metto qualche goccia di olio di avocado, aggiungo qualche goccia di olio di argan, olio di mandorle ovviamente, e qualche goccia di olio di lavanda. Per il profumo che io adoro. Comunque, prima di tutto, leggo un pochettino i miei capelli, impossibili da legare, e comincio. E io, prima di tutto, ho fatto una bella pulizia al viso, ho fatto un scrub col bicarbonato per preparare la pelle e ho fatto dei miei trattamenti e adesso la pelle è super, super, super pulita, ovviamente con mani strapuliti. Uso l'olio che ho preparato prima, volendo potete utilizzare gli oli che avete a casa o se avete già un olio pronto, avete solamente l'olio di mandorle o solo l'olio di oliva, è sufficiente. Adesso praticamente appoggio i pugni sotto le guance e appoggio i gomiti su un tavolo, una sedia, basta che siete appoggiate. L'unica cosa di non farvi male. Perché è facile farci dei lividi e quindi non esagerare, una forza moderata. Adesso metto le mani insieme con i pollici fuori, tutti e due, e comincio con questo massaggio di occhiaie, trattamento più che altro occhiaie, perché attiva la microcircolazione. Del viso, della pelle, questo trattamento ovviamente toglievi anche le occhiaie. Come vi ho spiegato prima, è un trattamento basato in questo massaggio viso antirughe giapponese. Non si concentra solo sulla pelle, ma soprattutto sul grasso e sui muscoli sottostanti. Così come il naturale calo dei muscoli, anche i grassi del viso, con il tempo si ridistribuiscono accumulandosi in alcune aree che rendono il viso o rendono la pelle più vecchia. Come sapete, dopo il 25 anni il nostro corpo comincia a diminuire la produzione del collagene e quindi usare degli integratori che io consiglio vivamente, che tra l'altro Herbalife ha creato un trattamento, un collagene fantastico che addirittura se non vi piace il risultato vi restituiscono i soldi anche dopo un anno dell'utilizzo. Io non l'ho ancora comprato e sarà nella cesta dei prossimi acquisti e niente. Adesso torniamo al massaggio. Come vedete col pugno massaggio sopracciglia, cioè nel senso con le nuche delle dita massaggio forzando solo la parte sotto il sopracciglia, sotto, sopra meno sforzo. Adesso con i pugni andiamo a massaggiare la testa, basando tutto arrivando fino al collo.
Comunque è un massaggio molto 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 rilassante. Adesso con le nuca di due dita comincio a fare un movimento circolare sotto il zigomo. Mi raccomando, con una forza moderata, non troppo forte, nemmeno troppo leggero. Non fatevi del male, perché ci dobbiamo controllare. Io non è la prima volta che faccio questo massaggio, le prime volte mi sono fatta abbastanza male, quindi vi consiglio forza moderata. Questo qua è l'ultimo passaggio dei 7 passaggi di questo massaggio. Un massaggio che rilassa i muscoli del viso e le aiuta a scaldarsi, ma nello stesso momento a rilassarsi. È come quando fate yoga, fate un po' di stretching dopo. È la stessa cosa per il viso. Adesso questi due passaggi che faccio vedere sono passaggi miei personali, che quando faccio la pulizia del viso o quando faccio metto la maschera notturna di crema o la crema notturna, ok, faccio questo. Eccomi, sono tornata. Spero che vi è piaciuto il mio trattamento. Questo trattamento deve essere utilizzato almeno una volta a settimana, non tutti i giorni, perché è molto forte, come vedete. Quando lo applicate, quando utilizzate, quando usate questa tecnica, sentite proprio che avete dei muscoli nel viso e quindi è abbastanza forte. Ovviamente dovete farlo, se avete tempo, dopo una pulizia profonda del viso. Gli oli che ho utilizzato sono oli ovviamente quelli che io ho a casa. Voi potete utilizzare semplicemente l'olio extravergine o gli oli che avete a disposizione. Niente per la gente, spero che sono stata utile, spero che questo massaggio vi sia utile. Un'altra cosa, questo massaggio potete utilizzare anche la pietra di giada per fare questo trattamento. Io ho voluto farvelo vedere con i pugni, quindi potete farlo sia con le mani, che per chi non ha la pietra di giada sarebbe meglio con la pietra di giada, e io lo uso con pietra di giada. E niente, bella gente, grazie per la visione, spero che sono stata utile, e mi raccomando, mettete un like, attivate la campanellina, iscrivetevi al canale e lasciatemi un commento, seguitemi su Instagram e Facebook. Ciao bella gente!